Oggi andiamo a preparare una marmellata di limoni. Limoni non trattati, appena raccolti, lavati, spazzolati con una morbida spazzola per togliere ogni impurità. Quando avrete finito di spazzolare i limoni, sciacquateli bene in acqua possibilmente corrente, con un panno asciutto asciugate i limoni senza strofinare. Togliere i lati estremi del limone è asciutto perché serve a non far scivolare le dita sul limone e affettare, togliere il grosso, vedete, e affettare il limone, possibilmente tutte fette regolari. Alcuni usano lo strumento della mandolina, ma bisogna fare attenzione perché se non si è capaci ci si affetta le dita. Procedere adesso a togliere i semi che ci sono all'interno delle fettine di limone. Ci siamo? Dopodiché guardare attentamente se c'è qualche piccola impurità nella buccia e eventualmente toglierla. Procedere così fin quando si finisce tutto il lavoro. Quando avete finito, coprire il tutto con acqua fresca. In questo caso stiamo utilizzando 1 chilo di limoni. Dicevo, coprire tutto con acqua fresca e lasciare riposare per 2 giorni. Il giorno successivo, domani, bisogna cambiare l'acqua al contenitore dove abbiamo messo i limoni. Coprire con un panno o, se avete un contenitore adatto, e lasciare riposare per 24 ore. E sgocciolare il tutto. Una volta sgocciolati, ripetere l'operazione con acqua fresca e riempire di nuovo la bacinella con acqua fresca fino a sommergere i limoni. In questo modo otteniamo la dolcificazione delle fette di limone, ovvero sia che si toglie quello amaro che ha il bianco del limone. Togliere le fette di limone dal liquido e metterle in una pentola. Sgoccioliamo le fette di limone. Ne aggiungete 2 mestoli di acqua dove sono stati immersi le fettine di limone. Dopodiché bisogna dare fuoco moderato alla pentola e cominciamo la nostra cottura. Mescolare con cura. Mentre il limone è messo a bollire, abbiamo preparato in precedenza
i barattoli dove dobbiamo sistemare la marmellata, ben lavati e asciutti, messi in una teglia che poi vanno messi al forno a 150-160 gradi in modo tale che si surriscaldano e vengono sterilizzati ulteriormente. Procediamo. Abbiamo preparato anche 300 g di zucchero semolato e 100 g di zucchero di canna, un limone verde per dare profumo infine alla marmellata e i tappi per quanto riguarda la chiusura dei barattoli. Una volta tolta dal fuoco la pentola con il limone, con un mini pimer frullare il tutto fino ad ottenere una bella cremina. Anche se rimane qualche pezzo di buccia intero, non fa niente. Aggiungere lo zucchero. E frullare ancora in modo tale che si mischia bene. I tappi già messi in ebollizione con dell'acqua al massimo, asciugare dell'acqua che si forma all'interno e avvitare il tutto, premere forte e mettere sotto sopra in modo tale da cominciare a fare il sottovuoto. Asciugare bene. Allora, una volta completato il lavoro di mettere i tappi nei vasetti, si forma intanto un piccolo sottovuoto. Io continuo la sterilizzazione mettendo tutto in una pentola con sotto uno straccetto per evitare che la fiamma arrivi direttamente sul vetro dei barattoli. Aggiungo dell'acqua e metto a bollire per 20 minuti.